cioè dice fa parte, quindi è in un meccanismo. Senta, De Pasquale. Ah, devo ascoltare, sì. No. Su De Pasquale, la pratica di tutela, non tutela, Sì. vabbè. Cosa possiamo Ma dire? guardi, la pratica di questo di De Pasquale, intanto bisogna dire che sensatamente il capo dello Stato ha ridotto tutto l'ambaradan di accusa alla difesa del PM De Pasquale. Il mio pensiero l'ho già espresso in commissione, quindi ci Può posso dire tornare. qualcosa di più però su quello che lei legittimamente abbia espresso? Sì, il mio pensiero su De Pasquale è Esatto. semplicissimo. Io non credo, tanto bisogna vedere se sono state dette, come sono state dette, se è insulto, se non lo è, tutta una serie di cose che ovviamente si valutano ancora una volta con sentenza, ordinanza e decreto. Detto questo, io non credo che, ammesso che l'insulto si sia trattato questa cosa abbia scalfito la fiducia dei cittadini nella magistratura. Può averla scalfita in ipotesi, ma io non credo nell'ipotesi del giudice, cioè può aver scalfito la sua credibilità, non certo quella della Di tutta la magistratura. categoria. Se è vero questo, e ne sono convinto, ci sono gli strumenti appositi che si chiamano querele, denunce per diffamazione, eccetera. Quindi io credo che non bisognava andare a prendere uno strumento così grosso come quello del Consiglio Superiore per dire qualcosa a confronto pertinente e confronto E perché si è fatto? Allora. decreto. E beh, c'è un problema di maggioranza e di minoranza qui all'interno. C'è una cosa che però è importante sottolineare: le pratiche a tutela, lì c'è il corso, se vuole che faccio leggere, insomma, derivano dall'articolo 21, mi Sì, pare, ce l'ho bis, fatto. delle cose. Sì, 21 bis di che? 21 bis del regolamento interno del Oh, la CSM. seconda parola è qual è? Del regolamento? Interno. Oh, e allora se è del regolamento interno, amico mio, se vuole spiegare come fa ad avere una rilevanza esterna, addirittura i rapporti fra il Consiglio Superiore è un potere dello Stato quale il governo. Regolamento interno. Quindi in parole povere, consigliere, questo che cosa traducendo in titolo? Secondo me questa cosa è una cosa inventata nelle precedenti consigliature, evidentemente confermata, perché se abbiamo aperto la pratica un motivo c'è in questa, poi vedremo come andrà a finire, ma questo è un altro paio di maniche, di una cosa che per me è illegittima. L'ha detto illegittima, ha detto lei, regolamento interno. Se lei a casa sua fa regolamento interno, chi è dentro a casa mia deve camminare con le mattine, presente quelle cose dei film di Certo, Roberto Sorrenti. assolutamente sì. Perfetto, se io voglio entrare a casa sua o mi metto le mattine o lei non mi fa entrare, perché è casa sua, regolamento interno. Lei non può fare un regolamento interno a casa sua e decidere cosa fa quello di sotto, perché fa un regolamento di condominio. Ma il regolamento di condominio non può vincolare il condominio accanto e così via. Quello è, ha detto lei, regolamento interno. La logica evidente è capire come possa un regolamento interno a un organo amministrativo, tenga presente che i giudici hanno il potere giudiziario, no? Ci Certo. andiamo a amministrare i giudici, e mi spieghi come logicamente un regolamento interno a un ente, un organo costituzionale che però è di natura amministrativa, possa andare a vincolare dei terzi che sono al di fuori, sono esterni. Quindi tecnicamente lei ha fatto un discorso molto tecnico e No, illegittimo. spero che sia chiaro, È oltre chiaro. alle Anche perché non ha fatto un discorso politico, tecnico. È chiarissimo. No, tecniche. Infatti vabbè, senta la procura, adesso andremo a vedere ma come le toghe funziona. rosse, la procura di Milano Rossa, c'è o un'invenzione? Lei mi vuole fare andare a fine in galera per forza, invece sta lì un'ora che sfrontolia, cioè da questo qui così lo facciamo condannare e ce lo teniamo nei piedi. No, allora, voglio dire, basta leggere, mi pare abbia fatto un certo Ricciotti, se non ricordo male, un libro bellissimo sulla storia della magistratura democratica, e lei sa subito,
se esistono o non esistono. Sai che non l'ho letto, grazie. Mi pare, io ce l'ho a casa e l'ho letto. Mi pare, se è lui, io se vuole, poi se guardo io lì. Ci c'è la storia, quello che viene, durante la giocata rossa, quello che dicevano. E che dicevano? Che i giudici dovevano essere eletti dal popolo, questo non lo dicevano. Perché è stato scusi, era mettere la mia ignoranza. Scusi, e il popolo, tutti, i russi. Scusi, lo dite voi adesso. Che i voi chi? I boss, i procuratori devono essere eletti dal popolo. Lui ha detto un paio di anni fa. Tanto boss. Vabbè, no, spesso non c'entra, scusi, l'ho distolta da una cosa invece importante. Boss. No, scusi, consigliere, ho fatto una cazzata. Torniamo, ho detto una cazzata. No, anche noi diciamo cazzate, e ho detto una cazzata. Onestamente, anch'io me la nome. No, ma lei invece stava affrontando, a differenza della mia contraddittoria, no, che era sbagliato, che ho messo insieme due cose che non c'entrano il tubo. Lei stava dicendo basta leggere questa cosa, cioè c'era una missione, il giudice eletto dal popolo, in che senso? Spieghiamo anche a chi è più giovane, scusi. I regimi totalitari normalmente, mi riferisco alla Russia, quando c'era la Stalin in avanti, ritenevano che i giudici dovessero essere eletti dal popolo, siccome il potere spettava al popolo. La magistratura, essendo eletta dal popolo, rappresentava il potere. Certo. Questo è un concetto un po' difficile, vedo se riesco a spiegarlo in maniera esatta. Se la magistratura è eletta dal popolo, come per certi versi in America, no? Noi abbiamo una magistratura di maggioranza contro la minoranza. Faccio un esempio, io sono procuratore della Repubblica. Se la maggior parte dei cittadini vuole che non ci siano immigrati, io vado contro i reati di immigrazione clandestina, occupo la mia attenzione su quei reati perché devo percepire il consenso, magari lasciando perdere reati dei colletti bianchi che forse sono più dannosi, sono più tutto quello che vuole. No? Certo. Oh. Se invece la magistratura è, come pare sia nel nostro ordinamento, qualcuno dice un ordine, qualcuno dice un potere ma solo di passivo, di controllo, noi abbiamo che è il primato della legge. Se la magistratura non è eletta, il concetto di prima, non risponde al popolo, e quindi non rispondendo al popolo risponde alla legge che è fatta dagli eletti dal popolo. Tutto chiaro. Quindi sì, esatto. Regimi di sinistra, regimi totalitari, normalmente i giudici sono eletti perché il principio è che vince il potere. Però lei ha detto un'altra cosa, intanto ha fatto un ragionamento non so se molto fine, però la sostanza è che rispetto a questa disanima che è stata fatta, tra l'altro corretta, la citazione che lei ha fatto, rispetto a questo la visione ideologica è rimasta, questo vuol dire lei, del giudice eletto dal popolo, la radice. Ah, guardi, tutti lo devo chiedere. Certo. No, la radice sicuramente in parte, se scusi, resistere che vuol dire, però se il giudice fosse congiuntamente a questo governo si fossero stati eletti sia il governo sia il giudice che parte sarebbe? Buona domanda, secondo lei? Se li leggono insieme sono la stessa colorazione del governo, no? Quindi il giudice terzo è una garanzia, certo, perché lo Stato, certo, ma la demonità deve essere un giudice sottoposto alla legge. Le faccio una domanda. Ah, ho capito, se non è accettabile, se non è accettabile. Quindi dice quella è pericolosa, non come la vedo così, dove il potere. Io le faccio una domanda. Quella è pericolosa. Le faccio una domanda. Il giudice è sottoposto alla legge, quindi il primato della legge, che è questo sistema. Giudice eletto, noi avremo un giudice di maggioranza contro la minoranza. No, è chiaro. Le faccio una domanda io stavolta. Secondo lei cos'è più pericoloso? Un giudice di maggioranza contro la minoranza o un giudice di minoranza contro la maggioranza? Se io ho le garanzie, io mi ritrovo a essere un giudice di minoranza contro la maggioranza. Sì. Questo è gravissimo. Esatto. Perché ho tutti i difetti di entrambi i sistemi. Esatto.
È raffinato, ma è giusto. No, sai, mi ha visto. La Lega, lei non parla per la Lega, giusto?